Il mondo è un posto migliore senza Saddam Hussein. Se fosse rimasto al potere avrebbe continuato a tiranneggiare e minacciare il suo popolo. E non è vero che con la sua fine abbiamo gettato le basi per la nascita dell'ISIS. Soprattutto non ho mai pensato che i nostri soldati morti in Iraq abbiano combattuto invano. Tony Blair prova a difendersi dal rapporto Chilcot che lo accusa di aver aderito alla guerra senza le prove che Saddam fosse davvero un pericolo per il mondo, oltre che per l'Iraq. 12 volumi, migliaia e migliaia di pagine, raccolte in 7 anni, sostengono che il Regno Unito e Stati Uniti ridicolizzarono l'ONU presentando prove inconsistenti sulle armi di distruzione di massa. Resta una pagina buia, quella che vide il segretario di Stato USA Colin Powell presentare all'ONU foto e ricostruzioni aeree delle presunte armi di Saddam. Oggi tutti sanno che non c'erano, molti britannici lo sapevano già allora. Il paese fu attraversato da manifestazioni imponenti contro la guerra. Si bruciò il futuro in quei giorni. Tony Blair, l'uomo del New Labour, della Cool Britannia, premier a 43 anni e per altri 10, l'uomo che avrebbe salvato la monarchia durante i giorni di dolore collettivo per la morte di Lady Di. Divenne Blair il bugiardo e ad ogni bara di soldato che tornava il suo gradimento e i voti dei laboristi scendevano un po' di più. Ad affossare il partito poi ci pensò Gordon Brown, l'eterno rivale che nel 2009 volle la commissione. Tra le migliaia di pagine ci sono anche le lettere inviate da Blair a Bush che dimostrano come il premier avesse promesso il proprio sostegno già nell'estate del 2002. Ci sono molte cose da imparare da questa inchiesta, ha detto Sir Chilcot, a cominciare dai nostri rapporti con gli alleati americani, che resteranno sempre forti, ma bisogna riconoscere che all'epoca Mr. Blair diede loro un appoggio incondizionato, anche contro i nostri interessi. In questi giorni di Brexit, Tony Blair, da tempo ormai impegnato in conferenze super pagate, si era riaffacciato sulla scena politica, prima sostenendo il Remain, poi proponendo soluzioni per gestire la separazione dall'Unione. Qualcuno lo ha letto come il desiderio di tornare in campo. I 12 volumi Chilcot sono la pietra tombale su ogni possibile aspirazione.